tentativo di riconciliare questi elementi che sono apparsi scissi per mezzo dell'illuminismo avviene grazie alla religione nel periodo che va dal 1795 al 1800. E questo perché? Perché non dimentichiamoci che Hegel è comunque un profondo conoscitore della filosofia greca. Lui stesso conosce e lo legge a modo suo, ovviamente, Aristotele, ma non solo Aristotele, in maniera particolare risente tantissimo di Eraclito e tenterà di recuperare la lezione dei greci alla modernità, rileggendo i greci con lo spirito e la sensibilità della modernità, perché indubbiamente Hegel è un autore che appartiene alla modernità. E quindi dicevamo, lui cerca questo principio unificatore, che è colto proprio dallo spirito religioso, della religiosità dei greci. Hegel dice, guardate, al tempo dei greci, proprio per la concezione greca della religiosità, questo principio unificatore lo si vedeva chiaramente nelle poleis greche, proprio perché nelle poleis greche la coesione era determinata dalla religione che era fondamentalmente religio, cioè come anche a Roma, quella forza che unifica, identifica, fortifica e cementa la polis, quindi la vita stessa dei cittadini della polis. E quindi guarda questo aspetto con una profonda nostalgia, perché dice le divinità non erano lontane dagli uomini, le divinità camminavano a fianco agli uomini, il divino era nell'umano. In un certo senso si sente l'eco del pensiero anche implicito di tutta la filosofia greca, ma che noi troviamo fortemente espresso in Talete: tutto è divino. E questo produceva un'integrazione nella vita della polis, perché, dice testualmente Hegel, il divino era ritenuto l'eterno presente dell'uomo. Ora, in seguito alla civiltà classica, arriva il cristianesimo e viene meno questa fiducia nella dignità, dice Hegel, e nell'autonomia dell'uomo. Perché? Perché il cristianesimo presenta, secondo Hegel, la divinità, dico secondo Hegel, secondo la lettura hegeliana, la divinità come una potenza estranea dalla dimensione dell'uomo, quindi è lontano dalla vita dell'uomo. Perciò ho detto prima, quando parliamo di Hegel, dobbiamo parlare del giovane Hegel come di un filosofo della religione, e non dimentichiamo mai che quando si parla di cristianesimo lo si legge sempre a partire dal taglio protestante che Hegel dà. Hegel è un protestante che legge a partire dal protestantesimo il mistero stesso del cristianesimo. E all'inizio lui dice Gesù era stato propugnatore in realtà di una religiosità diversa da quella che hanno poi sviluppato gli apostoli. La sua era una, dice Hegel, una religiosità fondata su una moralità e sulla razionalità, molto simile alla etica kantiana. Ecco, in questo primo momento c'è una identificazione quasi tra la concezione etica di Kant e la religiosità di Gesù, il messaggio pubblico di Gesù. Lo scadimento, il tradimento, diciamo così, del messaggio di Gesù, secondo Hegel, deve essere imputato agli apostoli. Ecco la posizione protestante che critica la struttura gerarchica della Chiesa, no? Il principio di autorità presente nella Chiesa è un elemento che il protestantesimo non accetta proprio, e lo troviamo anche in questo conflitto dialettico che Hegel instaura nella sua lettura tra Gesù e gli apostoli. Cioè Gesù diceva una cosa, secondo Hegel poi gli apostoli hanno fatto tutt'altro. Nello spirito del cristianesimo, lo spirito del cristianesimo e il suo destino, un testo scritto appunto a Francoforte, c'è un ulteriore passo rispetto alla posizione, rapporto Gesù-Kant. Perché lui dice il principio unificatore del cristianesimo, della dottrina di Gesù, o meglio, della predicazione di Gesù, deve essere visto nell'amore cristiano. Mentre invece la dottrina etica kantiana
decade a, come potremmo dire, a discrezione della scissione, no? Vi ricordate quello che si diceva proprio quando si faceva la differenza in Kant tra la massima e la legge morale, no? Diciamo, la massima era l'obbligazione soggettiva, la legge morale era invece qualcosa che obbligava di per sé, dal punto di vista universale, tutti e tutto, e al di là di ogni limite spazio-temporale, ma questa cosa però non accadeva immediatamente, cioè c'era sempre una scissione tra l'istinto, l'egoismo personale, individuale e l'universalità della legge morale. Quindi dice Kant, descrive questa scissione. Invece l'amore di Gesù, predicato da Gesù, è il tentativo di questa riconciliazione. E lo stesso concetto emerge nell'ultima opera di questo periodo, che è il Frammento di Sistema, del 1800, nel quale Hegel ribadisce ancora la superiorità della religione rispetto alla filosofia. Poi, dopo il 1800, Hegel ribalta completamente il rapporto. Teniamo presente che questo è il periodo nel quale nasceranno le due opere più importanti di Hegel: innanzitutto la Fenomenologia dello Spirito e poi la Enciclopedia delle Scienze Filosofiche in compendio, ma tante altre opere nelle quali, sia nel periodo vienese che nel periodo berlinese, Hegel creerà il sistema. Ecco perché un altro elemento importante della filosofia di Hegel è il sistema e la filosofia dell'idealismo come sistema. La prima cosa che accade a partire da questo momento è il superamento della filosofia speculativa come depositaria del compito di riconciliare gli opposti rispetto alla religione. Ma la religione non viene cancellata, non viene eliminata, come vedremo, ma viene sottomessa, sottoposta, meglio ancora, alla filosofia. E dunque il compito della filosofia, quello di superare questa scissione. E questo lo si vede quando lui poi, nella introduzione alla Fenomenologia dello Spirito, cui dedicheremo le prossime lezioni, dice, è il bisogno di filosofia del nostro tempo. E dice testualmente: la potenza dell'unificazione scompare dalla vita degli uomini e le opposizioni hanno perduto il loro rapporto vivente. Quindi il superamento della scissione, la creazione del sistema inteso come la struttura concettuale della realtà, in realtà non è un'astrazione del reale, ma il collegamento tra il pensiero e il divenire della realtà stessa. Questo primo approccio lo porta a misurarsi con Kant, con Fichte e con Schelling stesso. In questo primo momento è la sua posizione antitetica rispetto a quella di Kant e soprattutto di Fichte, e conserva una certa affinità con quella di Schelling, al quale riconosce, come vedremo tra breve, alcuni meriti. Poi successivamente supererà anche la posizione di Schelling, avendo recuperato e conservato anche alcuni elementi della filosofia fichtiana. Allora, che cosa vogliamo dire? Scrive un'opera intitolata La differenza tra i sistemi filosofici di Fichte e di Schelling. Ma qui Hegel fa anche una serrata analisi della filosofia di Kant stesso, dal quale poi Fichte si pone, e mette sullo stesso piano Kant e Fichte. Dice riguardo a Kant: il filosofo di Königsberg, cioè il filosofo di Kant, concepisce le forme a priori come soggettive della soggettività trascendentale e contrappone a questa soggettività trascendentale le forme a priori dell'intelletto, no? Le 12 categorie, che cosa? L'oggettività dell'esperienza, che è al di là, nella sua, come potremmo dire, irrazionalità e nella sua materialità, al di fuori della soggettività che è ragione. Quindi c'è una contrapposizione, perché c'è una irriducibilità dell'esperienza al soggetto, nel senso che l'esperienza ci è data, non è ricavata dal soggetto stesso, quindi è un altro rispetto al soggetto. È vero, dice Hegel, che almeno nelle sue intenzioni Kant voleva proporre un idealismo, un autentico idealismo, ma che di fatto non riesce a risolvere proprio in questa conservazione di questa contrapposizione tra soggetto conoscente e oggetto conosciuto.
perché questa contrapposizione viene superata solo a livello formale all'interno del processo della conoscenza, ma nella irriducibilità del dato della conoscenza, il noumenico, il noumeno, questo rimane. Invece poi, per quanto riguarda Fichte, riconosce a Fichte il merito che il pensare puro di se stesso, cioè l'identità di soggetto e oggetto che è espressa nel primo principio della dottrina della scienza, cioè l'io pone se stesso, è il principio dell'autentica filosofia, è l'autentico principio della speculazione, dice Hegel. Ma il problema è che questo principio in Fichte rimane principio, non si fa sistema, perché anche nella filosofia fichtiana, proprio con questo sforzo, questo streben e questo necessario porre il non io per tentare di superarlo sempre, questa scissione non viene superata ma viene sempre riproiettata. Lui parla di cattivo infinito in Fichte. Quindi sono formaliste le filosofie di Fichte e di Kant, secondo Hegel. E devono essere superate. E invece lui è convinto questo superamento c'è nel concetto di assoluto di Hegel, di Schelling, anche se poi, vedremo, prenderà le distanze dal concetto proprio di assoluto di Schelling. Perché? Perché per Hegel la filosofia è il sistema scientifico della realtà, che non è l'astrazione della realtà, come vedi. Quindi Hegel riconosce a Schelling il merito di essere stato un pensatore sistematico, e lo abbiamo visto nel concetto di assoluto, in cui c'era questa identità tra natura e spirito, questo rapporto tra natura e spirito, la natura come spirito pietrificato, lo spirito come natura che è diventata coscienza di sé, che stanno indistintamente nell'assoluto. Quindi lui dice c'è identità di soggetto e oggetto. Questo principio assoluto governa effettivamente la realtà, è l'essenza stessa del sistema e permette a Schelling di costruire un sistema scientifico, perché poi vedremo in Hegel c'è un recupero della metafisica, ma non della metafisica pre-kantiana, ma di una nuova forma di metafisica e dunque comunque un superamento di Kant stesso. Quindi Hegel sostiene che ogni filosofia comporta necessariamente un superamento della scissione, e lui presenta la sua filosofia esattamente come questo superamento della scissione.